Allora, caro Paolo, oggi è il 15 settembre e questa devastazione dovrebbe essere avvenuta nella notte fra l'8 e il 9 settembre. Quindi commemoriamo la prima settimana dopo aver commemorato il terzo mese della Fontana. Io dico una cosa, no? Dunque, sopra c'è quella manifestazione di cui sembrerebbe non sapevano nulla i vigili. Abusivo. Non sapeva nulla l'addetta alla sicurezza, i carabinieri, il sindaco, l'assessore, però stavano lì sti bestioni di camion che hanno portato. Insomma, ma sto paese, ma come funziona? Questa funzione funziona benissimo, Ah. no? Oggi dobbiamo prendere atto che è cambiata la cultura delle cose, cioè il principio di devastazione. È un principio di devastazione. Vedi per esempio a Roma Marino che ha fatto, ha chiuso i fori imperiali e è diventato il supermercato delle cose, dei Dei bancarelli, bancarellari. capito? Per cui diciamo è una scelta culturale ben precisa. Sì, ma almeno Marino l'ha detto che chiudeva. Ma qua alla fine se veramente non sa niente a nessuno, veniva la squadra dei vigili urbani e facevi i verbali a tutti, no? Sì, i verbali hanno fatti, allora se non hanno fatti i verbali vuol dire che qualcuno ci aveva il Ma permesso, scusa, ma dicono, come fanno i no? Ma vigili? che te Ma possono come dire? fanno i vigili a non sapere nulla se dice che fanno la sorveglianza Ma qua, dalla villa? vabbè, ma siccome il vigile non c'ha, siccome l'ufficio dei vigili sanno perché manda per conoscenza il permesso che è stato dato, perché i vigili sanno che se vanno là sta tutto a posto. Nel momento in cui i vigili non hanno il permesso, questi stanno qua, no, adesso non sappiamo niente, siccome la popolazione si è arrabbiata, allora che ti hanno fatto? Da grandi capitani coraggiosi io non so So niente, niente. capito? Questi sono. A mia Allora, insaputa, a mia insaputa, ecco. io ti dico una cosa. E te l'ho detto prima, Federico Zeri diceva chi non ama l'arte mettilo da parte. Allora io devo mettere da parte l'assessore alla cultura, l'assessore dei lavori pubblici e il consigliere delegato alla Questi sicurezza. si ripresentano Punto. tutti alle Questi chi prossime se ne elezioni. frega, gli si voteranno da soli, io non li voto. Perché oggi è finito il tempo del PD, PP, è finito, no? Comincia un'altra era giuridica e politica. Allora, siccome dobbiamo guardare ai cittadini, e spendiamo soldi a destra e a sinistra, i cittadini li pagano e quell'altro si rispendono, questo non è più possibile. Senti, ma se io ti lancio un'idea, facciamo Sì. una bella lista civica, la chiamiamo a mia insaputa. Ma qua la mia cosa, sai che dobbiamo chiamare cacciamoli via. Cacciamoli via. Vabbè, Cacciamoli via, no? allora facciamo una cosa, tu fai cacciamoli via e io faccio la lista civica a mia insaputa. Ma però oggi ai cittadini gli devi dire che cosa vuoi fare. Capito? E Eh deve. sì, che cosa vuoi No. fare? Che cosa vuoi fare? Se Ciao. prendi il programma elettorale del 2009 di Tommaso, quante cose voleva I programmi fare? elettorali sono come la Divina Commedia, no? Tutti i concetti nuovi, eccetera, e poi non succede Ho niente. capito. Adesso cominciano i lavori pubblici perché siccome c'è stata la campagna elettorale, allora fanno vedere che siamo bravi. Però non si rendono conto, per esempio, la stazione. La stazione, abbiamo letto che si devono spendere i soldi per fare il parcheggio multipiano alla stazione. Ma che fare? Il Comune dei Frascati spende i soldi e le ferrovie ce le si incassano Ma con i che ne so, brevetti. guarda, qua No? succede tutto. Allora che c'è? Zapatone Pub, no? Tutti i soldi che stanno a spendere. Lì mo 4 per 1000 e aumenta le cose, No, lì mo a 2 per 1000, ha detto Di no? Tommaso. Ah, e beh, Ha detto, tra ha il dire e il detto. fare c'è di mezzo l'oceano, no? Quando tu alla fine mi dici vengo qua, quanto tempo è che denunciamo che è successo qualche cosa? La penosa No, discussione che mi hai guarda. fatto leggere, la penosa discussione che hai mandato in onda sulla Fontana è penosa. L'assessore alla cultura, quella dell'Ottocento, ma non è dell'Ottocento, senza sapere che stiamo a parlare. Senti, però, mo, aspetta. Un pensatore dell'indietro tutto sta a pensare che forse ci mette il guardiano. Aspetta, però io mo vorrei dire una cosa, no? Allora, questa è una settimana che sta devastazione è stata fatta. Io ero presente quando il consigliere Privitera ha telefonato ai vigili. Ero presente. Ora, passata una settimana, io qui non vedo tracce di intervento, di nessun Che ne so? genere. Oh, ma se sono voluti 2 anni per mettere due scalini?